Ciao a tutti, sono Fit Greta e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi porto qui una lezione che ho fatto in diretta su Instagram di Pilates Total Body. Utilizzerò in questo allenamento sia i manubri che le cavigliere. Il focus saranno i glutei. Se non hai tutti e due gli attrezzi, puoi sceglierne uno soltanto oppure eseguire l'allenamento a corpo libero. Ma ora prepariamoci e iniziamo. Ok, partiamo con le gambe leggermente separate, le braccia lungo i fianchi. Iniziamo con un po' di mobilità articolare. Come al solito partiamo da il collo. Quindi spalle rilassate e andiamo in circonduzione. Vai, e uno, due, non so se il microfono mi ha preso, ma ho fatto una prova e dovrebbe funzionare, ma non capisco se questo cavo nuovo che ho comprato, perché avendo comprato il telefono nuovo ho dovuto comprare l'adattatore nuovo, funziona. Più tardi, quando la pubblico, lo scoprirò e vedrò se innervosirmi oppure no. Cambio senso, uno, ancora due, tre, quattro, attenzione alle spalle ferme, e cinque, e testa ferma al centro, andiamo con le spalle, uno, cerchi grandi, e due, tre, 4 e 5, cambia senso, 5, 4, 3, 2 e 1, mani sulle spalle, cerchi più grandi. Comunque ieri ho detto nelle storie, domani decidiamo la lunghezza dell'allenamento, però avendo perso già 5 minuti direi di finire comunque sui 45, che così facciamo quasi 40 minuti di tutto tra allenamento e stretching. Dite. Anche perché ieri ho ricevuto messaggi tipo no, palla lunga lo stesso, quindi farò lunga, normale diciamo, avendo appunto perso questi minuti, va bene. Gambe leggermente più separate, braccia lungo i fianchi, inspira e porta le braccia in su, scende un solo braccio, si va in flessione laterale, allunga bene il busto, rilassa le spalle e adesso gira, porta le mani al ginocchio, rilassa il collo e scendi verso la caviglia. Vieni al centro dei piedi, piega le gambe, rilassa il collo e srotola piano la schiena. Braccia alte, ti allunghi, flessione dall'altro lato, allunga bene il busto, rilassa le spalle, ruota il busto e porta le mani al ginocchio, scendi fino alla caviglia, collo bello morbido, mamma che coda, al centro, giù il collo, piega le gambe e srotola piano la schiena. Benissimo, andiamo a terra che iniziamo a scaldarci. Partiamo come sempre dagli addominali e partiamo a corpo libero. Tutto, stranamente ho anche azzeccato l'altezza del telefono. Una cosa giusta l'ho fatta oggi. Ci sdraiamo, se avete dolore a livello cervicale, come sempre, cuscinetto sotto la nuca. Partiamo con crunch semplicissimi. Mani alla nuca, spalle rilassate, si sale, si attiva l'addome, si staccano le scapole e si torna. 10 ripetizioni, inspira e vai, sali, 1, 2, mantieni lo sguardo alle ginocchia, 3, non schiacciare il mento sullo sterno, lavora solo di addome, e 5, 6, 7, 8, 9, 10, obliqui, allunga un braccio, porta la mano all'esterno del ginocchio opposto, e cambia, attenzione a non muovere i fianchi, 1, cambia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al centro, mani alla nuca, gambe piegate e sollevate in tabletop, crunch ancora, inspira e vai in sali, 1, stacca le scapole, 2, 3, anche qua lo sguardo va alle ginocchia, 4, non all'addome, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 10, vai, si col gomito al ginocchio opposto e allunga l'altra gamba e cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10 al centro. Mani sempre alla nuca, ultimi crunch a corpo libero, gambe tese al soffitto, tese leggermente flesse, si sale. Vai, 1, 2, riparati le scapole, sollevale, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sforbiciata, gomito al ginocchio opposto, gambe tese e cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, al centro, appoggia, gambe al petto, testa e spalle a terra e sciogli il collo muovendo la testa a destra e sinistra. Iniziamo anche a scaldare le gambe, i glutei, partiamo con i piedi a terra, se hai il cuscino sotto la nuca spostalo e prendi i pesi. Io ho sia i manubri leggeri che le cavigliere molto leggere, quindi metto su tutto. Anche se il riscaldamento, comunque i glutei sono talmente grandi e forti che questi 4 kg non è che cambiano le cose, troppo. Ok. Pronti in posizione, tenere i pesi con le mani, se no ci facciamo i denti al naso, si sale, si strizza nei glutei e si scende. Vai, 1, 2, forse mi stanno, 3, vediamo se mi faccio i denti, 4, ho il naso, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 se rimane su, 1, 2, 3, 4, 5, forti glutei, 6, 7, 8, 9, 10, si riparte, 1, 2, il pavimento scotta quindi non appoggiarti comodamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, rimani su, glutei stretti, apri le cosce e li avvicini, 1, abduzioni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'ultima serie, scendi e risali, 1, dovrebbero anche già bruciarti nonostante abbiamo pochi pesi, ma dovresti sentire bene il lavoro. Ancora 5, 4, 3, 2 e 1, rimani su, molla e stringi i glutei, piccolini ma belli forti, 1, 2, 3, 4, 5, stringi bene, 6, 7, 8, 9 e 10, appoggia piano la schiena, i glutei, sposta i pesi, porta le gambe al petto e tiriamo un attimo la zona lombare e i glutei. Respira, ritorniamo sugli addominali. Adesso iniziamo a caricare un po' di peso. Se hai le cavigliere, le tieni in mano come se fossero dei manubri, altrimenti prendi i manubri. Io in questo caso uso questi solo perché non ho voglia di allacciarli e perché ho questi più comodi da tenere in mano. Sempre gambe piegate, alterniamo i tre crunch, quindi 10 crunch con i piedi a terra, 10 a 90, 10 tesi. Pronti in posizione, spalle lontane dalle orecchie, pesi uniti, si alzano la testa e le spalle, le scapole e si ritorna giù. Subito il mento richiamato, non lasciare la testa indietro altrimenti ti darà fastidio la zona cervicale. Se hai particolari dolori o fastidi, lo fai con un peso alla volta e l'altra mano sta alla nuca e ogni volta cambi ovviamente. Andiamo, vai su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ricordati le scapole, 9, 10, a 90 gradi, crunch, sali, 1, le braccia vanno in diagonale in avanti, 2, 3, 4, spingi bene in su, 5, 6, 7,
8, 9, 10, gambe tese, andiamo a toccare le punte dei piedi, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché sono gli ultimi, 7, 8, 9 e 10, appoggio i piedi, braccia sempre tese, saliamo in sit up, quindi salgono le braccia, la testa e le spalle, una vertebra dopo l'altra, siamo seduti, spinta sopra la testa, così iniziamo a attivare le spalle e si ritorna giù, 10, pronti, inspira e sali, 1 e 2, ancora 3, 4, spingi bene in alto le braccia, ma mantieni sempre le spalle lontane dalle orecchie, io scivolo indietro, quindi cammino con i glutei, ancora 4, 3, 2, l'ultimo, 1, rimaniamo su, pesi al petto, schiena leggermente incurvata, inclinata indietro, gambe chiuse, sollevate, Russian twist, ruotiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al centro, piedi a terra, pesi a terra, fronte sulle ginocchia e rilassa un attimo le spalle e il collo. Adesso continuiamo con le gambe, ma saliamo in piedi. Se hai dolori forti a livello cervicale o spesso hai dolori qua sulla parte laterale del collo, non mettere le cavigliere, se ce le hai. Altrimenti, se non hai grandi problematiche, metti le cavigliere ai polsi, solo per aumentare un pochino il peso dei manubri. Però dipende un po' dal carico. Ad esempio, se hai delle cavigliere da 5 kg, no, non le mettere. Se hai le cavigliere da mezzo chilo, un chilo, anche 2 kg, vanno benissimo. Se non le hai, chi se ne frega? Al massimo solo i manubri. I manubri li prendiamo e siamo in piedi. Partiamo con le gambe separate e partiamo in squat classico. I pesi ora rimangono fermi al petto. Puoi tenere i pesi al petto, le braccia tese, come ti è più comodo. Imparate che tu non senta troppo fastidio sulle braccia perché stiamo lavorando sulle gambe. Quindi, pronti in posizione, piedi leggermente extra ruotati, scendiamo in squat classico e si ritorna su. Andiamo, vai. 1 e su. 2, profonda l'accosciata e attenzione alla schiena, leggermente inclinata in avanti il busto, ma sempre dritta. Ancora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne facciamo ancora uno, braccia tese davanti al corpo, scendiamo in molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pesi al petto, ritorniamo in squat, questa volta quando stendiamo le gambe, stendiamo anche le braccia, quindi scendi e spingi in su, 1, vado un filo indietro perché sennò su YouTube non si vede, e 2, 3, troppo, si tocca il muro, 4, stendere bene insieme sia braccia che gambe, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendiamo ancora 1, braccia tese, molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, stendi le gambe, extra ruota leggermente i pesi, i piedi e separali un pochino, siamo in sumo squat, questa volta tieni le braccia davanti al corpo, scendi bene le ginocchia in fuori e ritorna in su, 10 così, inspira
e scendi, vai, una e ritorna. Al ritorno ricordati di strizzare il gluteo interno a coscia. 2 3 4 5, profonda la cosciata anche qua. 6 7 8 9 10, rimaniamo giù in squat, lavorano i bicipiti, extra ruota i polsi, piega le braccia e le stendi senza alzare il bacino. 1 2 3 4, respira bene. 5 6 7 8 9 10, stendi le braccia, stendi le gambe, rimani qui con le gambe, uniamo il movimento gambe e braccia. Adesso scendi in squat, braccia tese. Adesso ristendi le gambe, ma piega le braccia e le ristendi sopra la testa. Piega, scendi, piega e stendi. Vai, ne facciamo 10 così. E 1. Lavoriamo sia su bicipiti che su braccia. 2 che su spalle. Braccia per forza. 3. E 4. E 5. E 6, spingere bene in alto, attenzione all'addome e alla schiena. 7 8 9, e 10, rimaniamo giù con il bacino e ripetiamo solo i bicipiti. 1, gli ultimi 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, distendi e sciogli. Sciogli bene anche le gambe, respira e andiamo dal lato del tappetino. Tieni i manubri che adesso li appoggiamo a terra. Schiena eretta e si scende in roll down in posizione. Ed espirando scendi con il mento, con le spalle, una vertebra dopo l'altra. Lascia tutto l'upper body rilassato, appoggi i piedi a terra, rilassa il collo, piega le gambe, 3 passi in avanti e siamo in plank. 1, 2, 3 e ritorna. 1, 2, 3 e risali. Devo girare l'orologio. In questo esercizio schiaccio sempre il tastino. Ancora, ne facciamo 4 così. Cammina. 1, 2, 3, plank, torna. 3, vai, 2 e torna. Parte l'addome, arriva bene con le spalle al di sopra dei polsi. 3, l'ultimissimo 4 e rimaniamo giù in plank. Fermi qua in plank, gambe tese, addome stretto, shoulder tap. Stacca una mano, tocca la spalla opposta, stacca l'altra e tocca la spalla opposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stacca una mano, solleva il bacino e vai al piede opposto. Two touch, ritorna e cambia. Vai. 1 e 2, 3. Forte l'addome nel plank. 4, 5, 6, ancora 7, 8, 9, l'ultimissimo, e 10. Mani a terra, ginocchia appoggiate, ma rimani qui. Siamo in push up. Ginocchia appoggiate, unite, polsi sotto le spalle, addome stretto, scendi in 10. Vai, e 1, e torna. Ricordati di tenere tutto il corpo in linea, dalle ginocchia fino alla testa. 4, quindi piega quanto la tua schiena, il tuo corpo te lo consente. 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimissimo, 10. Ne facciamo un altro e scendiamo a terra.
sdraiati. Allunga le gambe, solleva le mani, lo sguardo a terra, distendiamo le braccia avanti e ritorniamo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perché sono gli ultimi, 8, 9 e 10. Appoggia le mani. Ti dai una spinta, ti sollevi e siamo in rest position. Piedi chiusi e ginocchia separate, rilassa tutto il corpo. Respira bene. E lentamente sdrotola la schiena. Benissimo. Adesso non mi sono dimenticata che il focus sono i glutei, quindi se avete le cavigliere alle caviglie e se riuscite tutte e due alle caviglie. Se non riuscite, perché ci sono delle cavigliere che hanno tipo i lacci corti e quindi non riesce ad allacciartela quasi sul polpaccio, me ne mettete una su ogni caviglia. Se non avete le cavigliere, potete provare ad utilizzare il manubrio nell'incavo del ginocchio, adesso siamo in slancio indietro, così. Se invece siete soggetti a crampi, questo ve lo sconsiglio, e fate tutto a corpo libero. Tanto poi ci giriamo sul fianco e lì si possono appoggiare sopra i pesi. Quindi con una cavigliera, 2, 0, quello che volete, in quadrupedia partiamo in slancio. Dietro, gamba piegata e riscende. Attenzione alla postura, spalle basse e vai, si sale. 1, cioè mi si è staccato tutto il vetrino di protezione dell'Apple Watch. 3, ma perché? 4, no, 5, 6, cioè non è la prima volta che mi alleno direi, 7, pazzito, 8, vabbè, 9, 10, rimaniamo su con la coscia e si molleggia, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si scende, adesso sempre piegata, apri in fuori e richiudi. 1, 2, 3, 4, spingi bene in alto la coscia e 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani su a molleggiare, altissima la coscia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendi. Cerchietti, ne facciamo solo 5-5. Sali con la gamba dietro, apri in fuori e chiudi. Vai, 1, 2, 3, grandissimo il movimento, 4, 5, si cambia il senso, attenzione a non sfiancare. 1, e 2, 3, 4 e l'ultimo, 5, appoggia il ginocchio a terra. Adesso se hai il manubrio nell'incavo del ginocchio, spostalo perché andiamo a stendere la gamba. Quindi sale piegata, la allunghi e ritorni piegata. Quando stendi senti bene tutti i muscoli della gamba che si attivano. Vai, e 1, no, dopo vi faccio vedere il mio orologio, sono preoccupata. 2, 3, è tremendo, 4, 5, 6, 7, sentite bene il lavoro però sul gluteo, 8, 9 e 10, rimane sulla gamba. Adesso apri in fuori, sfiora il pavimento e ritorna su. 1, vai, allunga e su. 2, attenzione a non sfiancare. 3, e 4, e 5, perché sono gli ultimi, 6, 7, 8, ancora 9, e l'ultimo 10, ritorna dietro la gamba, adesso appoggia il ginocchio e ti siedi sui talloni, rilassa un attimo i glutei, la schiena e respira.
Mantieni le cavigliere o la cavigliera su questa caviglia, ci giriamo sul fianco, la gamba con il peso sta sopra. Adesso se vuoi e se non hai le cavigliere, puoi aggiungere i pesi e li appoggiamo proprio sulla coscia sopra. Io sono veramente leggeri questi, quindi li aggiungo tutti e due, se mi faccio del male. Quindi gamba sotto leggermente flessa, gamba sopra tesa, sale la coscia, anzi tutta la gamba, e ritorna in linea. Attenzione che il tallone è sulla stessa linea dell'anca, quindi non più avanti, non più indietro, in linea. Vai, saliamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 si rimane su, gamba alta, 1, isometria, 2, i piedi sono ben vicini al ginocchio, non vicino all'anca, ancora 5, 4, 3, 2, 1, li ripetiamo, scendi e spingi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si rimane su, molleggi verso l'alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, appoggia, piega le gambe, porta tutte e due le cosce un pochino più in alto, lavoriamo con la coscia sopra come sempre, ma adesso piegata, se non mi strozzo, tieni i piedi chiusi e sollevati da terra. Sale la coscia e ritorna in giù. I pesi qua sono ben sopra il ginocchio. Vai, attenzione a non cadere indietro con i glutei. 1, 2, strizza bene il gluteo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani su, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggia il ginocchio e i piedi. Adesso facciamo tutta l'apertura della gamba, quindi sale anche il piede. Io preferisco stare sull'avambraccio, ma puoi stare benissimo giù come eravamo prima, quindi scegli la posizione migliore per te. Il busto è ben sostenuto se stiamo su e la coscia sopra un pochino più avanti. Il ginocchio sfiora terra, sali con tutta la gamba e scendi. Andiamo. Stavo pensando se hai scritto in italiano questa frase. Vai. 1, 2, strizza bene il gluteo. 3, questo dovrebbe essere la morte del gluteo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rimani su. 10, 9, resisti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, appoggia, giù i pesi, sdraiati a pancia in su e allunghiamo un attimo questo gluteo. Respira bene perché adesso ripartiamo in quadrupedia che dobbiamo fare tutto l'altro. In realtà in piano avevo anche il ponte con una gamba, ma è tardissimo, quindi niente ponte. Un sacco di persone saranno contente. Ok, ci solleviamo e cambiamo le cavigliere di qua. Ovviamente se le avete, solita questione che ho detto prima. Cerco di andare lenta perché le mie sono rapidissime da mettere, quindi ci piegherei mezzo secondo, però so che la maggior parte delle cavigliere sono un po' noiose perché hanno mille lacci, quindi devi fare dei giri, infilare nella fibbia, un caos. Ok, nel frattempo andiamo poi in quadrupedia e partiamo con la gamba piegata indietro. Partiamo tra 3, 2, 1, andiamo, gamba piegata indietro, sale, 1. Poi ovviamente se rifarete questa lezione dopo in differita, potete mettere in pausa il video, mettervi le cavigliere senza la mia fretta e ripartire. 4, 5, 6, 7, 8, 9
E 10 simoleggia su, coscia alta e gluteo che si stringe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scende la gamba, apri in fuori, bella alta la coscia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attenzione a non sfiancare, 9, 10, simoleggia in su, alta la coscia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e scendi, cerchi 5, 5, attenzione alle spalle, vai, 1, grandissimi cerchi e 2, 3, questa anca mi scrocchia, 4 e 5, cambio senso, in fuori, 1, dietro, chiudi, e 2, e 3, 4 e 5, appoggio il ginocchio, se avevi il manubrio toglilo che andiamo a distendere la gamba indietro. Super attenzione alla zona lombare, vai, 1, 2, distendi fino alla fine la gamba, 3, 4, 5, ancora 6, 7, lavora bene con il gluteo, 8, 9, e l'ultimo 10, rimani sotto la gamba tesa, apri fuori, sfiora terra e ritorna su, 1 e 2, questo super attenzione a non sfiancare perché è un attimo, poi le leve sono lunghe, le cavigliere anche se sono leggere iniziano a pesare, quindi attenzione alla postura, ancora 5, 6, 7, gli ultimi 8, 9 e 10, ritorna su con la gamba, appoggia il ginocchio, rest position, allunghiamo un attimo il gluteo e la schiena, adesso srotola piano la schiena, ti giri sul fianco che finiamo anche questa gamba con questi pantaloncini che sono diventati degli slip. Vabbè, è normale con i pantaloncini corti. E appoggiamo i manubri sopra. Ok, gamba piegata sotto, sopra tesa, leg lifter. Ricordati anche qui il ginocchio sempre ruotato in avanti e il tallone in linea con il gluteo. Vai, sali. 1, 2, 3, 4, 5, senti bene il gluteo attivato, 6, 7, 8, 9, 10, rimani su, isometria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e si riparte. Comunque per colpa di Instagram che non faceva partire la diretta e di quei 5 minuti persi all'inizio non possiamo fare cerchietti purtroppo. Ancora 5, 4, 3, mi mancano, 2, 1, molleggi in su, 1, 2, 3, piccolini, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, appoggia. Gambe piegate, solleva leggermente le cosce, entrambe, e porta i pesi sul ginocchio. I piedi sono chiusi, uniti e sollevati. Chiusi e uniti è la stessa cosa. Sale la coscia e ritorna, strizza bene il gluteo dietro. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, attenzione a non cadere indietro con la schiena, con le spalle e con i glutei. 7, 8, 9, 10, rimani su. 1, 2, 3, stringi il gluteo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggia e appoggia.
Io adesso mi metto sull'avambraccio, ma scegli tu la posizione che preferisci. Ginocchio a terra, quello sopra. Andiamo ad aprire tutta la gamba. Attenzione al busto. Vai, si sale, stringi il gluteo. 1, 2, spingi indietro il ginocchio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimissimo, 10. Rimani su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Appoggia. Gamba a terra, pesi a terra, ti sdrai a pancia in su e teniamo bene anche questo gluteo. Adesso togli anche le cavigliere, così non ti danno fastidio. Gambe al petto e allunghiamo gluteo in zona lombare. Respira profondamente. Adesso tieni solo una gamba al petto, l'altra la allunghi a terra e andiamo ad incrociare. Mano passa sul ginocchio, l'altro braccio in fuori e tiriamo bene il torso. Gira la testa dalla parte opposta della gamba piegata. Oggi mi sono messa un po' di aria, infatti non ho sofferto così tanto il caldo. Consiglio anche a voi. Se vi state ancora allenando senza aria. Caviglia sul ginocchio, prendere la fascia sotto la tibia e tiriamo bene il gluteo. Spalle rilassate. Tirare bene al petto. Scrociare la gamba e tenere l'altra. Mano posta sul ginocchio e incrociamo. Gira la testa, respira. No, sono in depressione per il mio orologio. Ma dai. Al centro. Caviglia sul ginocchio e tiriamo il gluteo. Spalle morbide, spingere forte al petto. Ricordiamoci di stracciare bene, così i dolori del giorno dopo sono più sopportabili. Adesso scrociare le gambe, mani sulle ginocchia, ci diamo una spinta e ci solleviamo. Ok, ruotiamo i quadrupedi e allunghiamo le gambe per l'ultima volta. Bene, quindi siamo in affondo. Bacino abbassato, mani sul ginocchio davanti, schiena bella dritta. Ora dobbiamo sentire lo psoas, quindi nella zona dell'inguine tirare. Attenzione alle spalle. Poi io domani non posso avere neanche un dolore perché avrò un torneo di beach volley. Allungare la gamba avanti e piede in flex. Scendere col busto. Un torneo di beach volley tutto il giorno e sono preoccupata. Prima di tutto perché non mi piace, quindi. Secondo, sono preoccupata per i miei occhi perché sono un po' sfigata ultimamente. Andiamo. E poi perché farà un caldo folle e sarò tutto il giorno sotto il sole a sudare. Aiuto. Bacino bene abbassato. Poi allunghiamo avanti, tiriamo i femorali. Flex, scendere col busto e rilassare il collo. Oh mamma, come mi tira oggi. Respirare bene. E adesso si ritorna. Ginocchio a terra, ruotare le dita dei piedi, stendere le gambe e spingere in giù i talloni. Spingere il busto verso le cosce, camminare con le mani verso i piedi, stacca le mani e prendi i gomiti. E piano dondola destra e sinistra. Ti fermi al centro, mani a terra, gambe piegate, collo rilassato e piano srotola la schiena. Raddrizzati bene, porta le braccia in alto e ti allunghi, inspira. E ispirando allunga da un lato, dall'altro lato, inspira al centro ed espirando molla tutto
e abbiamo terminato la nostra lezione di Pilates. Se questo allenamento con i pesi ti è piaciuto, allora ti ricordo di mettere un like, di lasciare un commento e di iscriverti al mio canale per non perdere le prossime lezioni. Noi ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo video. Ciao!